Dopo un bus, un ferry, un altro bus e 8 ore di viaggio, siamo arrivate a Montezuma. Guardate, camera a fronte mare, non male. Ripagata tutta la fatica e tutto il caldo, era caldissimo. Ecco la nostra camera, amaca, salutino privato. Messo il costume e subito andiamo a fare il bagno, vediamo se si passa dal giardino della nostra camera. Sì, si passa. Ma sei matta, ci hai fatto prendere un accidenti. Porca miseria, ci è saltata sui piedi. Siamo sul Pacifico e questa zona è molto amata dai surfisti. Infatti, guardate che onde che ci sono. La corrente è fortissima. Avrei fatto volentieri un tuffo, ma sinceramente l'acqua è molto sporca e poi appunto c'è una corrente molto forte e non mi fido. Però dai, ci siamo rinfrescate. Sì, sì. L'ambiente però molto molto bello. Siamo a Montezuma perché ce l'hanno consigliata. È un piccolo villaggio, ci sono due vie, un po' come Monteverde, però l'ambiente è molto alternativo. Diciamo che è un villaggio hippie. Si fuma marijuana un po' dappertutto, infatti è soprannominata Montefuma, tipo una cosa del genere. Ed è veramente carina, c'è la spiaggia proprio a due passi, quindi qua vi potete rilassare tantissimo e soprattutto dicono che qua si respira la vera aria della Costa Rica. Quindi ci vedete con delle buste perché adesso andiamo a fare la lavanderia, ne abbiamo bisogno, e poi oggi ce la esploriamo a piedi. Montezuma è un villaggio fuori dal tempo. Come anticipato, è famoso per la sua atmosfera hippie e per la sua natura, fatta di foreste, fiumi, spiagge desolate e cascate. Un luogo di ritrovo degli amanti delle terapie naturali, dello yoga, della meditazione e della vita all'aria aperta. C'è una natura troppo bella, mi fermo a far foto ogni 2 secondi. Fa troppo caldo, però è bellissimo. Felicissima, ma guardate dove siamo. Passeggiatrice in giabbato. Dietro una cascata è una sensazione stupenda, non saprei neanche come descriverla. Gli ho detto: Gloria, provaci che ti aiuto, però non sei fidata. Siamo tornate in centro, siamo al parco, mangiamo un po' di frutta. Prendiamo. Sono appena stata attaccata da una formica, da una formica gigante. Gigante, non lo so, forse era un altro insetto, non sarà stata una formica, ma mi ha morso nel ditone del piede. Tutto a posto, niente di che. Si pranza. Dovete sapere che nella spiaggia di Montezuma, che è dove siamo noi in questo momento, c'è la possibilità di vedere la schiusa delle uova delle tartarughe. Non potete capire, se dovessimo vedere una cosa del genere, quanto potrei essere felice, perché non so se lo sapete, forse sì, la tartaruga è il mio animale preferito e vedere la schiusa delle tartarughe è nella mia lista dei desideri. Quindi adesso ci stiamo informando, siamo qui nella playa, stiamo chiedendo un po' in giro, tutti ci dicono di andare all'associazione. Non so se sentite il rumore, ma ogni tanto si sente. Non sto imitando bene. Uguale. Sembra. Eccolo. Sembra un orso quasi. No, non penso che voi lo sentite. Ma fa paura, ve lo giuro. Sono le scimmie. Sono le scimmie che sono in mezzo alla foresta e comunicano, e siccome rimbomba qua sulla spiaggia sembra un suono veramente pauroso. Io direi di andarla a vedere queste scimmie, però. Proviamo. Eh? Avete sentito adesso, però. Siamo ripassate all'associazione e finalmente abbiamo trovato qualcuno. Ci hanno detto che non è periodo di tartarughe. Siamo sfortunate, purtroppo, da giugno in poi. Il momento migliore è settembre, ottobre, dicembre.
Adesso nada. Nada. No. Che peccato. Buongiorno, ieri abbiamo girato a piedi nei dintorni di Montezuma, oggi invece andiamo un pochino più lontano e abbiamo deciso di farlo con questo bolide qui. Già mi dice di andare piano. Perché tu non hai capito niente della spiegazione, secondo me. Sì, ero un po' distratta, però ho capito che sono 5 marce, c'è la retro, è gigante e dai, proviamo. Gira, gira. Vai a destra. Partita, poi sono a destra, ma qui c'è una macchina. E non c'è bisogno che freno. No. Ok, vado, metto la testa. No, metto la prima, ho sbagliato. Eccola. Eccola, qua. Ah, di grano, perché non c'ho il poggiapiedi? Oh, divertentissimo! Dopo fai vedere, dopo faccio vedere. Eccola! Molto meglio! Cambio pilota! Mi stava stressando perché dietro non stava comoda. Si sta dando bene, perché no, no, perché è sempre stata l'altra. Niente clacson, niente frecce! Come in bici qua, si alza la mano. Arrivate alla riserva di Capoblanco. In un totale di 10 km 4 ore. Avete capito? Bisogna camminare. Questa riserva di circa 1170 ettari è il primo angolo di terra protetto del Costa Rica, nato dall'impegno di una coppia di scandinavi che acquistarono il Capoblanco con lo scopo di preservare l'ecosistema della foresta tropicale del Pacifico. Abbiamo visto una famiglia di coati mentre tornavamo indietro. Sono bellissimi, finalmente sono riuscita a farveli vedere perché a Monteverde me ne è passato uno davanti ma non sono riuscita a riprenderlo. Non male. Torno alla guida, andiamo a Santa Teresa. Posticino, succo, papaya e l'oceano. Puro relax, si vede i miei capelli? Abbiamo dormito credo un'oretta e adesso ci spostiamo. Guidi tu, io ti dico la strada? Benissimo. Siamo tornate verso Montezuma, l'abbiamo superato. E adesso andiamo a vedere un'altra cascata. Oh. Wow! Siamo sopra la cascata! Che roba bella! Ma dove ti porto? Siamo stravolte dalla giornata questa sera. Pizza e patatine. Ci hanno consigliato questo posto e quindi abbiamo provato. Vediamo. Siamo affamate. Si mangia, quello è l'importante. E lui adesso come lo tiriamo fuori? Eccolo lì, ora in bagno. La coraggiosa. Mi servirebbe una scopa, una paletta, più già una formica. Io penso che se ti avvicini e scuoti l'asciugamano lì vicino, lui se ne va. Eccolo, eccolo! Avvolgilo dentro l'asciugamano. Ben fatto. Dai, ce l'hai fatto, grande! Ok. Aprimi la porta, dai. Piano, 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 vai, 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 vai. Vai, liberalo. È uscito. Chiudi. E si riparte, stavolta direttamente dalla spiaggia. Before we get aboard, my friends, I will need... Ecco la nostra barchetta. Ci sono tante onde, ci hanno detto di andare una alla volta perché sennò ci facciamo male. Grazie.
alla gente. Ecco perché ci mettiamo ancora. Gracias. E ora ci portano alla stazione degli autobus. E autobus è puntualissimo, lo posso prendere al terminal, si va al terminal. Siamo fatte il bagno, solo che stiamo aspettando, c'è l'ultimo tratto. Dai, basta! Siamo, vai! Ma come sei caduta?